In questi giorni si discute molto di diritto alla salute e tutela della privacy. Ci si chiede da più parti se le due cose possano essere bilanciate e fino a che punto la riservatezza dei dati non possa ostacolare il diritto alla salute. Lo abbiamo chiesto all'avvocato Stefano Cuffaro. Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali dichiara ufficialmente che le norme in materia di dati personali, dette norme sulla privacy, non ostacolano l'adozione di misure per contrastare la pandemia che stiamo vivendo. Queste norme sulla privacy sono contenute nel relativo codice, così come modificato da un importante regolamento europeo del 2016, che ha profondamente innovato la materia, sia predisponendo maggiori tutele per l'utilizzo e trattamento dei dati stessi, sia valorizzando la consapevolezza dei cittadini sulle enormi risorse che si nascondono dietro l'utilizzo dei dati. Cittadino dunque che da semplice spettatore assume il ruolo di parte più attiva, col riconoscimento di nuovi e più intensi diritti. Tali dati di cui parliamo comprendono da una parte i dati personali in senso generico, d'altra parte i dati un tempo chiamati sensibili, oggi dati particolari, tra i quali in ambito sanitario i dati genetici e i dati biometrici. Orbene, quando tale normativa incontra il settore sanitario, già di per sé delicato e particolare a prescindere dall'emergenza, può verificarsi il pericolo di un uso improprio delle informazioni ricavate dai dati, che può impattare sui diritti dei cittadini. Da qui le soluzioni individuate dalla normativa italiana, in aggiunta a quelle previste dal regolamento europeo, quali le linee guida, per esempio secondo cui i dati clinici devono essere archiviati e cifrati separatamente dai dati anagrafici, oppure uno degli ultimi famosi decreti legge del 9 marzo, il cui articolo 14 dispone che, al termine di questo stato di emergenza, le operazioni di trattamento dati saranno ricondotte negli originari limiti, nelle ordinarie e normali regole, ciò a garanzia del cittadino che, inoltre, per tutelare eventualmente i propri diritti, potrà sempre agire o con reclamo innanzi l'autorità garante della privacy, oppure con ricorso innanzi l'autorità giudiziaria.